È un protocollo tra il Comune di Pesaro, il Collegio dei Geometri e il Brabante Genga, quindi diciamo tra un'amministrazione pubblica, un istituto scolastico e un ordine che tiene insieme le professionalità del territorio per lavorare assieme a quello che è una grande sfida, ovvero i piani di resilienza urbana recentemente approvati e finanziati dal governo, grazie anche qui a una spinta iniziale, una collaborazione iniziale già avviata grazie anche al lavoro dell'architetto Amadio del Comune di Pesaro con il Brabante Genga, quindi c'era già stato un confronto con gli studenti su alcune tematiche macro dei progetti che abbiamo presentato, che riepilogo sono l'asse del centro storico via Mazza e via Castelfidardo, il San Benedetto e anche tutto il progetto che riguarda i borghi e le colline. Chiaramente è una bella sfida per noi, sia il coinvolgimento degli studenti su quello che sarà un po' la città del futuro e una partnership con il Collegio dei Geometri, perché saranno poi anche i professionisti investiti direttamente nella sfida, perché ricordiamo che i tre progetti Pinqua sviluppati genereranno complessivamente oltre 20 cosiddetti CUP, cioè singole unità di intervento, per cui dovremo fare poi delle gare, degli affidamenti anche in termini abbastanza rapidi per sviluppare la progettazione, perché poi diciamo, la fase della progettazione dovrà terminare per la primavera prossima e poi iniziare verosimilmente le gare e i lavori. Un'iniziativa che non nasce quest'anno, ma è stata diciamo, sviluppata, progettata da chi mi ha preceduto, la professoressa Gennari che è qui con me e che credo sia giusto e doveroso che presenti l'iniziativa. Comunque da parte mia ci sarà tutta la buona volontà, tutto l'impegno per portare avanti queste attività durante quest'anno. Questo protocollo appunto io l'ho voluto fortissimamente perché da tempo noi collaboriamo, no, con gli enti e quindi era giusto diciamo, codificare, no, questa nostra collaborazione che ritengo sia estremamente importante per i ragazzi. Dicevo importante per tanti aspetti. Innanzitutto perché appunto i ragazzi vengono a contatto con professionisti, mettono in pratica quello che studiano sui libri di scuola, quindi diciamo questa loro esperienza nel mondo del lavoro è fondamentale, perché li motiva, capiscono perché diciamo magari ecco, sono tenuti a fare determinati studi eccetera, e poi appunto perché sono anche gratificati, perché vedere poi talvolta che il loro magari piccolo contributo o grande contributo ha dato la possibilità o di, ecco come in questo caso per il progetto Pinqua, anche di attingere poi a dei fondi molto importanti, oppure diciamo vedere realizzare il progetto come il giardino della scuola dell'infanzia appunto della Pirandello. È un'opportunità per i ragazzi, per gli studenti che sicuramente riusciranno ad applicare le loro conoscenze scolastiche e didattiche in collaborazione sia con i docenti ma soprattutto con i liberi professionisti. Quindi il lavoro che potranno svolgere a favore del comune, potranno rilevare, potranno prendere misurazione sugli immobili e sui terreni dove il comune di Pesaro ha le proprie iniziative. E questo per il progetto Pinqua è sicuramente, uso un termine, manovalanza, ma che serve soprattutto per il comune e serve anche per fare esperienze ai ragazzi.